Diretti a Funi, attraversiamo Mamoyada, famosa per le sue maschere di legno di tipo africano. Siamo nel cuore della Sardegna, dove non arrivarono mai né i cartaginesi né i romani, nel cuore dell'antichissima civiltà nuragica. Funi è il paese più alto dell'isola ed è anche uno dei più caratteristici. Questo è il santuario della Vergine dei Martiri. Nella settimana di Pentecoste si svolge qui una grande sagra. Dai paesi della Barbagia e dell'Alta Ogliastra affluiscono i fedeli. I mercanti si installano nelle loggette intorno al grande cortile. Si beve, si balla. Ma dopo la festa il paese ritorna silenzioso e severo, come ora. Un paese dove vediamo soltanto vecchi. Magari ragazzini. E donne. Soprattutto donne, serie, indaffarate. Sono esse le custodi della casa e del paese, le sagge amministratrici di questa antica povertà. Gli uomini sono in campagna dietro i loro branchi. Vanno a svernare in pianura come i loro vicini di Orgosolo e tornano solo a giugno sulla montagna. La vita abitualmente si svolge senza di loro. Funi è come un paese di semivedove, di rustiche penelopi che aspettano sempre il ritorno dei loro nomadi mariti. E si sentono questi spazi vuoti, questi silenzi. C'è a volte nel volto di queste donne una tenerezza che appare per un momento e subito sparisce. Guardando queste case, molte delle quali hanno ancora il tetto coperto di lastre di sughero, mi viene fatto di pensare all'inverno, che qui è più rigido e più lungo, e ho un'immagine esatta della Sardegna quale doveva essere nei tempi antichi. L'immagine, voglio dire, di una Sardegna immobile nel tempo, chiusa nelle sue forme di economia medievale, nelle quali si rifugiava per difendersi e per sopravvivere.